Empoli che va subito all'attacco con Vannucchi e Handanovic è attento e respinge, ci provano sempre gli azzurri, sempre sulla destra l'intervento dell'estremo difensore Lombardo, primo piano per Costa Curta, c'è anche il Mantova e Caridi, nessun problema per Bassi. Vannucchi a fondo in area di rigore non trova il pallone, il piede di Sacchetti sì, per l'arbitro è cartellino rosso, espulsione diretta. L'arbitro Peruzzo è comunque felicemente piazzato, una reazione da parte di Vannucchi. Meriterebbe, secondo noi, anche il cartellino rosso Rizzi per questo brutto intervento su Marianini. Invece l'arbitro decide di estrarre soltanto il giallo. Mantova in vantaggio al 35esimo. Corona, splendido. Il suo tiro di esterno destro, palla che finisce nel palo, al palo più sul palo più lontano della porta difesa da Bassi. L'assist è di Locatelli. Silvio Baldini nella ripresa gioca il tutto per tutto, dentro Saudati, fuori Cupi, Saudati che si affianca a Pozzi, ma è ancora il Mantova, pericoloso con Corona, straordinaria l'esecuzione, palla che termina di poco al lato, va vicino al raddoppio dunque la squadra ospite, ci prova Saudati, non trova la porta di Handanovic, attacca sempre, molto generoso l'Empoli, qui è sfortunato, Saudati ribatte Notari e poi su Pozzi c'è il piede di Handanovic, la conclusione di Moro. Nel finale ci sono soltanto i padroni di casa, Marianini, lo stacco perentorio di Saudati, il gol con Handanovic un po' sorpreso che guarda il pallone finire alle sue spalle. Nel finale l'Empoli chiede il rigore per questo contatto tra Passoni e Marianini, per Peruzzo è giusto proseguire e manda tutti negli spogliatoi, finisce 1-1. L'Empoli è in testa alla classifica, ma secondo noi ancora non ha trovato la quadratura del cerchio, fa fatica. Oggi comunque merito agli azzurri per la grande generosità, determinazione, un grande cuore. Secondo noi ha sprecato invece un'occasione il Mantova, che in superiorità numerica non ha avuto la forza di chiudere la gara. L'arbitro non ha convinto del tutto. Linea a Roma. Grazie Baldini, e infatti l'arbitro Peruzzo prende un 5,5 dal collega Baldini. Andiamo a vedere la parte più importante, cioè l'espulsione di Vannucchi, perché per un fallo di reazione ha subito fallo, lo vediamo. Beh, ostruzione qui da parte del difensore. Ancora non sono partite le immagini, eccolo. Lo vediamo Vannucchi, c'è questo leggero contatto, poi ecco gli sta tirando la maglia, il pallone è lì, ecco lo vediamo, colpisce con un calcio Sacchetti, eccolo, e quindi voleva prendere il pallone forse, però no? Un calcio di rigore richiesto dall'Empoli. Vediamo, attenzione, torniamo un attimo indietro perché Passoni, andiamo, in questo momento ecco colpisce con il ginocchio sinistro la gamba destra di Marianini, questo era ma non può pure scomparire Passoni però da... lo so, ma lo colpisce lo sta pure spingendo con il braccio. Secondo me questo era calcio di rigore in area, non è una cosa così, ci poteva anche stare il calcio di volevi dire qualcosa?